ci è voluto l'intero girone d'andata, ma alla fine è venuta fuori la vera scanso, quella che sta in vetta alla classifica. Dalla gara contro la Pal Bergamo, ancora orfana di Zonka, arrivano un netto trionfo 68-42 e la consapevolezza di essere una squadra capace di poter dire la propria contro chiunque. Esclusi i primi tre minuti da 0-0, i Men in Black hanno subito fatto capire che l'obiettivo vittoria era chiaro a tutti e con un gioco fluido e una buona difesa sono arrivati senza canestri da 3, 20 punti nel solo primo quarto. I cittadini tengono botta con 15 punti e il solito Ceresoli, ma nel secondo quarto Scanso trova la retina anche da oltre l'arco dei 6,75 con le doppie bombe di Epis e Belotti. Altri 20 punti a referto e vantaggio che sale a 15. Un po' di paura subentra dopo l'intervallo, con gli scanzesi che si rilassano e con 5 palle perse nei primi minuti fanno rientrare in partita gli ospiti. Il timeout del duo Creanza Solari serve a svegliare la squadra che ritorna in campo e mantiene il gap a 10 minuti dalla fine. L'ultimo quarto vede in campo un solo quintetto, la Pal Bergamo realizza 6 punti e Scanso riesce nell'improbabile missione di rovesciare il meno 21 dell'andata. Difficile trovare un MVP fra i neri, tutti, dai titolari alle riserve, dai tifosi in tribuna a quelli a casa, hanno capito subito qual era l'atteggiamento che bisognava avere. Non sono mancati errori e imprecazioni, ma per la prima volta si è vista da parte dello Scanso una partita al limite della perfezione. Primo posto insieme a Durgnano, più che meritato. E se da un lato si può assimilare questo più 26 all'assenza di Zonka, dall'altro si deve ammettere che uno Scanso così può davvero andare lontano. I Leoni hanno fatto un passo importante verso i playoff, ma si è ancora a metà strada. Ora è fondamentale solo una cosa, non perdere la testa.